A diversi atti di sindacato ispettivo, l'interrogazione di risposta scritta 8724 del 9 aprile 2015 sulle competenze della Commissione di salvaguardia in materia di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Venezia, 2380 del 17 marzo 2014 sull'utilizzo delle cosiddette barche blu presso il Comune di Venezia, 2790 e 91, entrambe del 13 maggio 2014 sulla Soprintendenza dei Beni Culturali di Venezia, 6717 del 20 ottobre 2015 riguardo le gravose condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti e ad operare gli agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia e 6957 dell'11/11/2015 concernente il recupero ad uso pubblico dell'isola di Poveglia nella laguna di Venezia. Inoltre sollecito tutte le altre interrogazioni a mia prima firma e alcune anche molto datate, ma il cui argomento è sicuramente ancora di attualità. Grazie. Grazie a lei. Non ho altre richieste di intervento e quindi a questo punto do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 11 gennaio 2016, ore 11, discussione generale del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva. Alle ore 15, seguito della discussione del disegno di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e per il voto finale. La seduta è tolta.